Body positive. Body positive. Bordi positive. Bordi positive. Body positive. Supermercati che? Passione. Siamo andati oggi all'Inns di Via Vanchiglia 49 per una spesa inqualificabile, come sempre. Non riesco veramente a capire con che criterio comprare. Sì, abbiamo comprato bene. Secondo me sì. Va bene, secondo lei sì. Cioè, l'importante è che secondo lei sia un sì. Vabbè. Cosa abbiamo comprato? Abbiamo comprato un cacciatore italiano, un cacciatorino. Ma come ho detto Torino? Non c'è... A 1,89€, ragazzi. Dai. Siamo molto curiosi perché la morbidezza sembra essere quella giusta. Esatto, per questo. Non troppo duro, non troppo molle. Insomma, giusto. Finché il politicamente corretto ce lo permette, dei tartufi dolci neri. Pazzeschi, veramente buoni. Cioè, si vede come io faccio, come pindarizzo, ecco. Non li ho ancora assaggiati, ma sono buoni, sono tartufi neri. No, comunque siamo molto curiosi. 200 grammi, 1,99€. Comunque, ragazzi, sono 10 euro al chilo. Vediamo. Veniamo ora a questi fantastici biscotti a 1,49€, presi anche per se si vuole magari chiedere alla propria ragazza di rammendare un calzino, perché si costano un grande classico. Oppure per contenere i propri desideri. Ognuno fa quello che vuole. Ma io avrei desideri un po' più grossi, di questi. Beh, anche io uno un po' più grande per metterete dentro, come desiderio. Cioè, stai dicendo che sono grassa? Ma sì, vabbè, ho capito, ma non si può dire niente. Attento, Alex. Vabbè, ogni passo che fai è un passo sbagliato. Vabbè. Torno indietro. Un pasto sbagliato. Comunque, sono anche all'arancia. Chiudiamola così. E ora veniamo a questi fantastici biscotti proprio ripieni per aiutare Miriam con le sue intolleranze alimentari. Esatto, biscotti allo yogurt. Oggi abbiamo pensato, ho detto, ma cosa prendiamo? Prendiamo. Sbagliato per Miriam. Cosa prendiamo per farle perdere mezz'ora in bagno domattina? Così, giusto così. Ma mezz'ora a essere buoni, ma mai come questi biscotti. Chi lo sa? Speriamo. Comunque, sono yogurt e Ribes. Io mi aspetto grandi cose. Sono molto curioso. Abbiamo scelto di concludere in bellezza con uno spritz, il più base degli aperitivi. Però, 1,99€. Ragazzi, spritz col Campari, questo mi sa, fa 9 gradi, ragazzi. Questo non è il Bacardi finto, questo è per... E nota bene che c'hanno il cosino qua da staccare, perché sia più facile da stappare. Certo, così è totalissimo. Sì, è vero. E ci verrà facile, ci verrà una roba... Non so, il tuo problema è bere, non stappare, comunque... Ma il tuo però è stappare. No, il mio non è stappare. Vabbè, tu ne hai tanti di quei problemi. Io... Che il primo è allacciarsi i pantaloni la mattina. Bravo, finalmente sei arrivato. Infatti recensisco roba di supermercati per facilitare questa cosa. Veniamo ora al salame. Che ne dici? No, per me è un no più totale. Sa di semolino di riso. Madonna, ma che semolino poco sostenibile hai mangiato di vita tua? Non ho capito, no. Per me non è malaccio. Non so, dici che sa troppo di... poco di salame? Sì. Sa pochissimo di salame. Non lo so. Ma forse Miriam, mangiando meno porcate, lei ha una mente un po' più pura. Magari sì. Cioè, nel senso, mangiando anche meno roba... Non con latte tutto quanto, magari una mente un po' con un po' meno prove alimentari sopra. È un selezione più, appunto. Quindi ci aspettavamo di più. Una selezione più, io mi aspetto di più. Esatto. Cioè, che voto gli daresti tu da 0 a 10? Io 4, penso. Non so, a me sai che piace l'odore di salame, no? Tanto odore non lo sento, per cui non è un problema. Anzi, per Natale regalami un profumo al salame, non c'è un eudosalam.
Cioè, sapete le pubblicità quelle che fanno di Gautier a Capri? Invece vorrei una pubblicità un po' più semplice, dove uno corre che c'ha, che è tutto in panico, che c'ha il, che c'ha il formaggio, il bicchiere di vino, ma non ha il pezzo di salame. E ti arriva e fa invece? E poi spruzzi e eau de salame. E ti salva l'aperitivo. Ovunque sei un aperitivo, comunque. Comunque è un no. Costa poco, io comunque vi consiglio di assaggiarlo e darci un parere magari nei commenti, perché effettivamente non è da mettere in tavola per ospiti, no, ecco. Infatti. Però da solo te lo puoi mangiare. No, ma sì, da solo magari sì, una serata che arrivi a casa tardi, che magari sì, però boh. Sai, tipo come scrivi a quella lì che scrivi ogni tanto, cioè, è un salame, un po' di rispetto. Andiamo avanti. Assaggiamo ora questi biscotti meravigliosi allo yogurt. Miriam purtroppo non li può assaggiare. Sono molto belli, hanno un bellissimo profumo di yogurt. Fammi di sentire. Sento niente. Sento niente. Non so. Vabbè, io ho provato a coinvolgermi, ad autocoinvolgermi, però non sento neanche l'odore. Io per cui non ricorda. Ho dell'organolettica per entrambi, ci compensiamo. Allora, sono più presa bene di te per sapere il gusto. Sono molto buoni, veramente. Si sente lo yogurt. Il frutto rosso sarebbe stato meglio mettere una prugna senza far troppo il figo. Però con una prugna non sarebbe stata la stessa roba. Cioè, li avremmo mai presi se ci fosse stato ripieno il gusto yogurt e prugna. No, io non penso. No, sì, tipo. Però sono molto buoni, ragazzi. Anche per i bambini vedo una bella merenda. Il biscotto sa di Plasmon, tipo, molto, molto buono. Io lo consiglio ovviamente anche perché costano molto poco. Per, sì, me, quello sì. Per le mamme, cioè, se non sapete, piuttosto che dare merendine e pacco, questo non è niente, niente male. Scartiamo questi tartufini meravigliosi. Bello questo packaging tipo coperta termica di Disperso sulle montagne, sai, no? Di Alpino Disperso. Basta, non dico più niente. Che dici? Per me sono totali. Sono buonissimi, ragazzi, non me li aspettavo così buoni, dai. Sì. 1,99€, proprio buoni. Buone, buone. È una cosa che ho notato, è che a me i tartufi solitamente, quando me li metto in bocca, mi vanno di traverso subito, perché mi va di traverso la polvere di cacao. Il cacao, la cosa, sì, il okay. Cacao, esatto. E questo invece non mi è capitato. Il cacao è la cosa più cara, quindi mettono meno. Comunque. Vabbè, comunque, è fatto sta che sono buoni. Fatto sta che comunque sono niente male. Oggettivamente mi aspettavo una cosa, in verità sono buoni, sanno proprio di quel gusto lì, non sono troppo zuccherati. Se vogliamo, non c'è questo cacao che ti prende la gola e ti sbatte al muro. Però d'altro canto non hanno sostituito con lo zucchero, che è una cosa che fanno spesso. Ma non essere troppo zuccherati dipende da che tartufi. Beh, ma questi qua comunque sono però sì, sono, sì, sono, no, da sono provare buone. Assolutamente e da mettere in tavola con gli altri, sì, perché questo periodo qua natalizio bisogna vedere il prodotto che puoi mettere in tavola per far bella figura. E questi sono questi sì, sicuramente. No, ma vi ripeto, per il prezzo e per tutto sì. Non me li aspettavo totale. Così buoni, dai. Sì. Cioè, oggettivamente sì. Sì, sì, sì. Andiamo avanti. Allora, siamo giunti a questi biscotti Tivoli Cookies, non si sa Tivoli perché. Boh. Tivoli, forse. È una marca, penso. Non so, sì, ho capito. Ma Miram è allergica, quindi io al latte, al burro li assaggerò io. Non sono male. Costano però 1,49€, quindi nel complesso tra scatola, profumo. Vabbè, ma la scatola è una specchietta per gli allodo, per le allodole. Papà! A me la scatola piace. Ho capito, ma comunque non è niente male, mi piace il profumo, l'impatto, diciamo che ha un certo tipo di pubblico che non sta molto attento a quello che mangia. Alle persone che non vanno in pasticceria spesso questi piacciono. Non è un'offesa, è una questione di categorie di cibo. Non so niente male, c'è l'arancia, c'è il cioccolato, c'è un po' di tutto. Io mi sento di promuoverli. Do un bel 7,5, sai? Niente niente male, anzi 8. 8 sono meglio in rapporto. E poi ragazzi, la puoi chiudere, la puoi aprire, vabbè. Pesante. Cuscino. Oh, siamo arrivati al punto dello spritz. Cioè, che poi lo spritz rappresenta proprio l'esempio dell'aperitivo tra nord e sud. Cioè, tipo al nord spritz con due patatine, al sud non si sa cosa. Al sud tutto. Non si sa cosa sia l'aperitivo. Io un'esperienza in Sicilia, a San Vito Lo Capo, ti ricordo solo questo aperitivo, volevo farmi un tatuaggio. Aperitivo caldo e abbondante 6€. Boh.
Non c'è, ma che frase è? Caldo e abbondante. Le pizze appena sfornate, ragazzi, si portavano. Non quelle del mattino avanzate. Ma mi sono macchiato anche con qua. Ma basta, basta, ragazzi, mi macchio con ogni cosa. Sembro Arlecchino del macchio. Bevi, prego. Io non so bere con ogni cosa. Però no, sento che in due ne facciamo uno. Che ne dici? Questo è onestissimo. È buono, ragazzi, è buono. Sì, sì. Cioè, detto sinceramente, è proprio un aperitivo. Per fare un aperitivo con gli amici ci sta benissimo. No, ma anche, cioè, tipo roba da bar. Nel senso, totale, sì. Sto... è bello spesso, 9 gradi si sente. Io mi sento di promuoverlo assolutamente. Sì, sì, beh, servire freddo, grazie. Grazie. Non, non vi dico a cosa, potete intuire. Però nel senso buono mi sento di... sì. È uno spritz. Che comunque non è una cosa da poco, sapere. Sì, sì. Essere quello che si dice di essere. No, scherzavo, sì. Perché il vero spritz è colui che sa di esserlo. Sì. Dopo quest'ultima bagianata, come dico sempre, vi ricordiamo di seguire il nostro profilo Instagram Supermercati Che Passione, dove potete vedere mentre giriamo, mentre mangiamo, mangiare mentre giriamo e mangiare mentre giriamo su noi stessi. E se volete iscrivetevi al nostro canale YouTube Supermercati Che Passione. Se vi va, attivate la campanella per sapere quando pubblichiamo video di questo tipo. Da Supermercati Che Passione è tutto, alla prossima puntata. Ciao ciao ciao, ciao.